Ciao Smanettoni, siamo qui oggi in una giornata speciale al VDV Circuito di Misano con Luca Marini. Ciao Luca, intanto come stai? Ciao, bene, 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 carico per questo evento. Alla fine siamo riposati un po' nelle vacanze e adesso è bello ripartire e rincontrare un po' la gente. Senti, hai avuto un inizio di stagione con qualche difficoltà e un po' in salita. Adesso come vedi le prossime gare europee? Il feeling con la moto è migliorato? Sì, sì, è migliorato decisamente. E sicuramente siamo partiti da molto lontano, non me l'aspettavo, però penso che abbiamo fatto un grandissimo percorso, sono cresciuto tanto, la moto è cresciuta molto, anche il team, e per questo sono soddisfatto di come abbiamo concluso la prima parte di stagione e speriamo di ripartire da lì e di continuare a migliorare. E, senti, con quale tipo di difficoltà ti sei dovuto scontrare all'inizio del campionato? Sicuramente siamo un team nuovo, quindi all'inizio abbiamo dovuto imparare a conoscerci e a far funzionare diverse cose. Anche la moto nuova, la Ducati 2022, ha avuto qualche difficoltà, adesso per fortuna è praticamente tutto superato e dobbiamo solamente concentrarci sulle prossime gare e su come capire come possiamo migliorare. Okay. Senti, non ti facciamo nessuna domanda su tuo fratello perché te ne avranno qualche tantissime, ma una sulla tua famiglia l'abbiamo fatta, quella famiglia della guerra 46. In che modo ti hanno preparato ad entrare in MotoGP e vi confrontate spesso tra di voi dopo le gare? Sì, diciamo che Guerra 46, l'Academy, come dire, è una seconda famiglia, un gruppo di persone che condividono una stessa passione e condividono le proprie esperienze, le proprie sensazioni. È bello poter parlare con altri piloti, è bello potersi allenare con altri piloti, con i migliori del mondo, in modo da poi crescere tutti insieme. Penso che sia un grandissimo lato positivo dell'Academy, quello di confrontarci ogni giorno e cercando di superare sempre i nostri limiti. Ovviamente ognuno ha i suoi trucchi che non per gli altri, giustamente. Ma cosa ti manca per stare lì davanti? Ma penso che bisognerebbe solamente aspettare un altro po' di tempo. Quest'anno il progetto è partito completamente tutto nuovo e ci sta a impiegarci un po'. Non è solamente il secondo anno, penso che ci stanno. I risultati che sto ottenendo sono standard, normali, non penso che sia in ritardo. Penso più che Enea, che è iniziato l'anno scorso come me nello stesso team, con la stessa situazione, ha fatto cose incredibili quest'anno, quindi sicuramente bello già la sua prestazione, ma non penso che la mia sia sotto gli standard, anzi è assolutamente buona, sono contento di dove sono in questo momento e di dove è il mio target di posizioni. Sicuramente voglio da qui verso la fine dell'anno cercare di lottare per il podio in ogni gara. Senti, il rapporto di Ducati adesso com'è e su cosa vi state concentrando in questo periodo? Spiegami nello specifico. Avete qualcosa di particolare per le prossime gare europee? Avete fatto qualche setting per la moto? Ma penso che adesso ripartiremo tutto come abbiamo lasciato l'ultima gara in Olanda, perché comunque le sensazioni alla guida erano buone e ero abbastanza veloce. Quindi ripartiamo da lì, so che Ducati sta lavorando su una nuova carena, spero di poterla utilizzare già a Silverstone, che sarebbe molto importante. Quindi questo è il tuo primo anno al VDV e ti aspettavi di vedere così tanta gente e ti senti un po' emozionato anche per dover affrontare poi la Race of Champions che si terrà domani? Ah, me ne avevano parlato, non pensavo ci fossero così tanti appassionati, ma mi avevano detto che sarebbe stata tantissima gente. Sono contento di vedere così tante persone a cui piacciono le moto e a cui piace la Ducati. Alla fine penso che il nostro sport sia fatto anche di queste persone che continuano a seguirci, a sostenerci. Senza di loro sarebbe tutto diverso sicuramente, quindi dobbiamo ringraziarli ogni volta ed
cercare di ancora raccogliere sempre più persone, coinvolgere più persone, perché il nostro sport è uno sport incredibile che bisogna farlo conoscere a più gente possibile, soprattutto ai giovani, perché le moto sono qualcosa veramente di emozionante che nessun altro mezzo può darti, e quindi è un momento incredibile. Spero che domani di fare un bello show per tutti. Ci sia ancora più gente di oggi. Esatto. Quindi Luca, io ti ringrazio per questa intervista, ti ringrazio da parte di Scaletoni.net e ci vediamo in pista. Perfetto. Un bocca al lupo. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.